della Serie A qui al Ciriaci di Roma. Stanno tutto per sfidare il Maglia Blu, la SPM assieme come di consueto ad affrontarsi i ragazzi di Mister Pier Gentili o tutti i ragazzi del Panthers Calcio 8. Fischio dell'arbitro prima che proprio lui stesso darà via il primo calcio alla palla per Madone, è intercettato dopo questo lancio in orizzontale, il gol, autogol del Panthers Calcio 8. Finisce subito in svantaggio la formazione di Pier Gentili, è stato mi sembra il numero 13 Bravi che però viene perentoriamente rincuorato da tutti i suoi compagni. Sponda Ricelli, ancora Provenzani che chiude molto bene l'azione offensiva, tocca all'indietro di Temperini, Arduini lo lascia lì, il mancino, il miracolo di Borsellini. Nardone a schermarlo, Celi che riesce a portargliela via, attenzione, tocco centrale per Arduini, va col destro potente, arriva De Palmi, il gol, pareggio. Pareggiato la formazione del Panthers Calcio 8 con il gol di De Palmi sulla respinta di Borsellini. Era stato in prima battuta Arduini ad impegnare i guantoni dell'estremo difensore del Maxima. Molto buona che raggiunge il numero 11. Palla che attraversa tutta l'area con l'esterno, ci ha provato. Cooper adesso palla al Panthers Calcio 8 che prova a partire in avanti con il numero 99 Provenzani. Celli, terzata, pallone sul mancino, giocato centrale per Stufa, lo vuole far partire con il destro. E allora arriva il fischio dell'arbitro, è il secondo tempo di Panthers Calcio 8 contro ASD Maxim. Muzzi la tocca vicino per Di Giacomo, va con l'interno, sbaffi, riesce a controllare con la... Di Giacomo adesso inquadra la porta, mamma mia come ha girato questo pallone. C'è il numero 10 come al solito, Ponziani in battuta, sempre tre uomini. Va Ponziani sotto la traversa, questa volta sì, arriva la cannonata che non lascia scampo a Borsellini. L'avevamo detto, in qualche modo propiziato il Panthers Calcio 8, c'è di nuovo Ponziani in punto di battuta. Va invece Stufa ed è un gol che vale il 3-1. Di nuovo sul calcio piazzato la formazione di Pier Gentili con Stufa. Va Arduini sulla traversa alta scheggiata dal numero 9 che voleva 19. Adesso Salvatori scambia con Ponziani, va Salvatori, la deviazione e Arduini mette a segno il gol del 4-1. Si è fermato l'SD Maxim, troppi spazi lasciati vuoti. Pallone battuto, regalato, attenzione a Mohamed che va a calciare ma trova la pronta risposta. Controlla male, la palla rimane dentro. Provenzani va a calciare con l'esterno, il gol del 5-1. Si accartoccia su se stesso Borsellini ma non può nulla. Meglio sì, forse qualcosa avrebbe potuto ma comunque non c'è stato su questo tiro d'esterno. Tanto Arduini a tu per tu con Borsellino, insacca, gol del 6-1. Completamente ormai inerme la formazione dell'SD Maxim, mentre sull'altro campo siamo agli sgoccioli. Andrà presumibilmente con l'esterno destro, così è la deviazione di Mohamed e il tiro, anzi è stato Tosti. E poi sbaffi se la va a prendere anche con Nardone, volano un paio di smanacciate, un infortunio che non ci voleva qua. Che non ci riusciamo a capacitare di come sia potuto succedere questo a fine partita. La porta a casa il Panthers Calcio 8.